Siamo a Beer and Food Attraction 2020, allo stand di Mena Brea e Lauretana, con il responsabile commerciale Fabio Vineis di Lauretana e l'amministratore delegato Franco Tedi per Mena Brea. Due aziende che condividono lo stesso territorio, anche lo stesso stand quest'anno, e a cui volevo chiedere quali sono le novità che avete portato in fiera. Allora, quest'anno per Beer Attraction abbiamo presentato una nuova bottiglia in PET da litro con una forma decisamente innovativa e naturalmente che risponde alle esigenze di un mercato attento e moderno come quello delle acque minerali. Riteniamo che questa fiera stia riconquistando il merito e la partecipazione che merita e pertanto siamo veramente onorati di essere qua, soprattutto in compagnia con Birra Mena Brea, dove, come potrà notare nell'alto, l'eccellenza è una passione comune. Mentre invece per il lato Mena Brea? L'ha detto Fabio, l'eccellenza è una passione comune. Indubbiamente questa sinergia porta il nostro territorio biellese sulla fiera di Rimini. È una fiera, come diceva Fabio, che si sta riprendendo piede e noi siamo molto onorati perché ha fatto parte della storia della birra, del beverage italiano, e abbiamo colto questa opportunità per presentare la nostra nuova birra, la Mena Brea non filtrata, un nuovo prodotto. Mena Brea è un'azienda dinamica che vuole proporsi ai giovani con la caratteristica e sicuramente con la qualità che contraddistingue Mena Brea da 174 anni. Oggi qui presentiamo questa nuova novità, Mena Brea non filtrata, una grande novità per tutti i giovani e per il consumatore di Mena Brea.